Torino 1900. Fine di un secolo, inizio di una nuova epoca. Un'epoca di scoperte, di innovazioni, di cambiamenti. Ed è l'automobile il simbolo più chiaro, più evidente di questa tensione verso il nuovo, verso il futuro. Vincenzo Lancia vive e sente tutto il fascino di questo nuovo mezzo. A 15 anni lascia gli studi ed entra nell'officina dei fratelli Ceirano. Nel 1899 i fratelli Ceirano costruiscono la loro prima autovettura, la Wallace. Nello stesso anno cedono aziende e brevetti alla Fiat. Tutto il personale della ex Ceirano entra in Fiat. E in Fiat Vincenzo Lancia si distingue. Diventa prima capo collaudatore e poi pilota ufficiale. E come pilota non ha rivali. Gordon Bennett, Susa Moncinisio, Coppa Florio, Gran Premio di Francia sono solo alcune delle sue più importanti vittorie. 29 novembre 1906. Vincenzo Lancia, avendo lasciato la Fiat, fonda la Lancia. Agli inizi del 1908 la prima Lancia di serie, la Tipo 51, chiamata poi Alfa. Un'auto diversa da tutte le altre auto. È più leggera, più veloce, più agile. Il suo motore fa 500 giri al minuto in più rispetto ai regimi medi della produzione dell'epoca. Un'auto d'avanguardia. La filosofia Lancia è subito evidente. Progettare e costruire auto dove qualità, tecnologia e innovazione siano sempre dei punti fermi e distintivi. E dalla Lancia escono modelli che, per tecnica e stile, subito si impongono non solo in Italia, ma anche all'estero. Vincenzo Lancia è un innovatore, un perfezionista. Durante la Prima Guerra Mondiale brevetta un motore a V stretto. Questo motore così nuovo sarà il cuore di molte auto Lancia. E con la Lambda il successo è strepitoso. È la prima auto al mondo con carrozzeria portante. La prima a sospensioni anteriori a ruote indipendenti. Costruita tra il 1923 e il 1930, sarà venduta in circa 13.000 esemplari. La produzione aumenta e nuovi modelli escono da casa Lancia. L'Aprilia è l'ultimo capolavoro di Vincenzo Lancia, un'auto straordinaria, nuova per meccanica, nuova per tecnologia, nuova per la forma così aerodinamica. Vincenzo Lancia muore il 15 febbraio 1937, pochi mesi prima dell'entrata in produzione della vettura. Ma quel suo stile così unico e diverso nel progettare e costruire auto continuerà nella storia Lancia. E le auto Lancia continueranno a stupire e meravigliare per design e raffinata tecnologia.